In conferenza stampa non avevo idea di che cosa fosse lo Smell Festival. Siamo all'inaugurazione e devo dare merito all'amministrazione e a te personalmente che avete portato a Carovigno un evento molto particolare. I nostri amici non possono sentire le fragranze e odori, però possiamo rassicurarli: è veramente una festa dei sensi. Sì, diamo inizio allo Smell Festival. Smell Festival Estate, la prima edizione estiva dopo otto anni di Smell Festival bolognese diciamo. Eh, siamo riusciti a portarlo qui come unico evento nel, del mezzogiorno e per tre giornate si svolgerà nelle splendidi stanze del Castello Audentice di Frasso, successivamente da lunedì al mercoledì. Eh, sarà l'occasione di ehm, far conoscere la meravigliosa riserva di Torre Guaceto con percorso. Olfattivi eh, appunto eh, nella riserva. Tanti marchi prestigiosi che daranno lustro al nostro territorio, apprezzatissimo da queste case di profumieri internazionali e nazionali, come Molinar, ehm, che è famosissima, la famosissima casa di Grasse fino a Maria Candida Gentile, che è la eh, casa insomma, per eccellenza tra le case più rinomate italiane. Francesca Faruolo è la direttrice dello Smell Festival. E grazie a lei abbiamo avuto questa opportunità di avervi nelle splendide stanze del Castello Dentice di Frasso, siete abituati ad altre cornici, quelle bolognesi, però ecco un evento di questo genere nel nostro sud che è povero di cultura profumiera ci voleva. Assolutamente, povera forse nel senso che ricordate poco, però sicuramente in tutto il Mediterraneo è terra di profumi e quindi ha molto senso impiantare qui un'edizione estiva dello Smell Festival, come gli stessi profumieri ospiti della serata riconoscono, proprio perché il Mediterraneo offre veramente con una serie di ispirazioni, ma anche di materie prime indispensabili alla profumeria, per cui veramente è come in certo senso essere ritornati a casa. Nasce proprio con l'idea di. Un evento anche da poter fruire a occhi socchiusi in qualche modo. Però è anche vero che molte fragranze hanno delle bellissime layout, come ricordo per esempio Pumo Pugliese che si rifà nelle fragranze d'ambiente, proprio a un simbolo iconico, insomma, della, delle ceramiche locali e quindi si possono ammirare queste bellissime ceramiche declinate in profumatori d'ambiente. Per cui spesso insomma, la, la grafica, l'immagine aiuta sicuramente ad accompagnare la sensazione così come le parole in questa installazione, questa scenografia olfattiva di Olfaxis, dove il profumo è accompagnato sia dai suoni, dalla musica e, e sia anche dalle parole di una poesia che accompagna le note eh, aromatiche che si diffondono. È qualcosa di, di, di affascinante. Eh, dopo la tenzone argente adesso lo smell festival, due manifestazioni completamente diverse, ma... Che nel contempo portano il nome di Carovigno in tutta Italia. Io sono eh, veramente affascinato da, da quello che sto vedendo e sentendo questa sera. Eh, la cornice del, del castello poi eh, si addice a, a quella che è la, la manifestazione. Sono certo che di questa manifestazione se ne parlerà tanto dappertutto. Ci sono gli addetti ai lavori che sono già entusiasti. La cosa. Che mi riempie il cuore di gioia entusiasmo per quello che stiamo facendo, che questa è una sfida importante, e che chi viene sul nostro territorio rimane affascinato dalla bellezza e dalle potenzialità che il nostro territorio ha, e sentirselo dire da chi viene da fuori con un occhio che guarda particolari che magari per noi sono cose che guardiamo tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto, è qualcosa di veramente importante. Questa è la strada giusta, questa è la direzione che noi come amministrazione vogliamo perseguire ed è quello per cui ci batteremo e andremo avanti.